L'acquisizione è avvenuta alla fine del mese di aprile, volevo magari inquadrare un attimo il contesto numerico di questa operazione. Quindi CBT l'anno scorso ha consolidato 60 milioni di euro di fatturato con circa 320 addetti. Siamo entrati a far parte della famiglia Hitachi System, che invece conta circa 15.000 persone con 3,5 billion di dollari di fatturato e fa parte ovviamente della corporate Hitachi, che è una multinazionale tra le maggiori a livello mondiale. Il primo bilancio dell'operazione è sicuramente positivo, stiamo vivendo un'integrazione con una multinazionale nipponica, quindi sicuramente con degli standard molto elevati. Stiamo parlando con loro di rivedere il nostro processo di accounting e di controllo di gestione, stiamo uniformando i flussi finanziari con ovviamente anche un apporto non solamente dal punto di vista del processo, ma anche dal punto di vista economico, finanziario. Di nuovi capitali che ci permettono anche di far fronte a delle esigenze correnti. Quindi un'integrazione assolutamente positiva. Stiamo rivedendo anche quella che è tutta la parte di processo per l'erogazione dei servizi, adottando degli standard che sono parte del gruppo Hitachi. Il mio nuovo ruolo è quello di presidente amministratore delegato dell'azienda, è un ruolo che ho accettato volentieri, ma anche con molta consapevolezza di quelle che sono le esigenze, di quelle che sono le richieste da parte dell'azionista, quindi di rivedere alcuni processi, di migliorare le nostre performance in Italia, ma soprattutto di costituire una piattaforma per le future acquisizioni a livello europeo. Quindi sicuramente molto sfidante, molto challenger, come si dice, ma anche estremamente interessante, estremamente promettente per l'azienda e per tutte le persone che vi lavorano. In termini di strategia futura stiamo lavorando su un piano molto aggressivo di espansione in termini nazionali, quindi dal punto di vista commerciale ma anche dei servizi che andremo a erogare, e stiamo guardando con molta attenzione ad aziende italiane ed europee per una crescita sia dal punto di vista del prodotto che dal punto di vista del mercato, quindi con possibili future acquisizioni. A riprova della strategia futura, a breve partirà un progetto dedicato ai giovani talenti, quindi i neolaureati che vorranno entrare nel gruppo Hitachi. Parliamo di una ventina di persone a cui sarà data l'opportunità di far parte appunto della nostra realtà, sia in termini di offerta di servizi, in termini commerciali che di marketing. Quindi anche capire come ragionano, come pensano e come approcciano l'informatica quelli che saranno i futuri manager dell'azienda. Diciamo che l'acquisizione non ha cambiato quello che è il DNA dell'azienda, stiamo lavorando in continuità dal punto di vista dell'offerta, sia pur potenziandola e, come dicevo prima, ottimizzando anche la modalità con cui andremo a erogare i servizi. Sicuramente manterremo l'aspetto del multi-brand, multi-vendor dal punto di vista delle tecnologie, quindi anche qui in continuità col passato, e potenzieremo molto la parte sui servizi gestiti, sulla sicurezza, visto che abbiamo anche una nuova divisione che è partita alcuni mesi fa, e soprattutto sulla parte cloud, con il rafforzamento anche qui dei data center su cui andremo a operare dei servizi per i nostri clienti. Noi pensiamo di poter semplificare la gestione dell'informatica all'interno delle aziende pubbliche e private italiane. Uno slogan che spesso usiamo è quello di cedere la complessità, quindi di farci carico noi di una complessità tecnologica affinché le aziende possano concentrarsi sul loro business. Lo facciamo da più di 35 anni, con molte competenze, con oltre 1.200 certificazioni, e questo ci permette di avere anche, come dire, un know-how che possa assolvere tutte quelle che sono le esigenze dei clienti.